Nel mio precedente video sull'API di Clash Royale ho mostrato come poter ottenere i dati di clan, giocatori, del loro livello e delle loro carte in 5 minuti grazie a Google Apps Script. Il risultato dell'interrogazione lo abbiamo visualizzato nel log dell'editor. In questo video voglio mostrarti invece, passo passo, come poter portare i dati direttamente nei fogli di Google, con un risultato simile al seguente. Dove ad esempio potrai importare nelle celle del tuo foglio tutte le immagini delle carte con i loro nomi e i dettagli. Partiamo da una situazione pulita e apriamo l'editor di script, che dopo gli ultimi aggiornamenti di Google si trova sotto la voce di menu estensioni. Ho già predisposto il token per accedere all'API. Nel mio video precedente troverai tutte le info per ottenerlo rapidamente. Nel foglio di script posso iniziare a scrivere la mia funzione. Parto dandogli un nome riconoscibile, Get Clash Royale Cards, e inizio a scrivere codice. Inserisco in una variabile il riferimento al documento al quale è collegato il file che sto generando e in un'altra variabile il riferimento al foglio attivo, che è anche l'unico presente. In una terza variabile vado a scrivere il risultato dell'interrogazione all'API ottenuto tramite il metodo fetch di AppScript, utile per poter chiamare un servizio esterno, appunto l'endpoint dell'API di Clash Royale, che nel caso specifico è quella che contiene tutte le informazioni sulle carte. Specifico il metodo della chiamata, get, e passo come parametro la variabile headers che, come abbiamo visto poco fa, è quella che contiene la stringa con il token. In una variabile, che chiamo object, vado a scrivere il parse del risultato in modo che, essendo in formato JSON, posso andare ad analizzare. E lo faccio passandogli la risposta della chiamata precedente convertita da HTTP response in tipo stringa grazie al metodo getContentText di Google Apps Script. Proviamo a vedere nel log cosa otteniamo avviando per il momento il codice fin qui scritto. Ah, ottengo un bel errore. Sembra un errore di autorizzazioni. La mia API key, ovvero il token, non può essere utilizzata dal seguente IP, che presumo sia il mio attuale, ed evidentemente è diverso da quello che avevo al momento della generazione della chiave. Nessun problema, anzi, colgo l'occasione per mostrare la semplicità di creazione di un API key per Clash Royale. Mi reco sul sito per gli sviluppatori di Clash Royale, accedendo con le mie credenziali, e nell'area personale faccio clic sulla mia chiave. In effetti l'IP che vedo è diverso da quello che ho attualmente. Lo elimino e ne creo una nuova con il mio IP attuale, definendo un nome e una descrizione. Copio la chiave e la vado a sostituire a quella precedente all'interno del mio file. Provando ora ad eseguire nuovamente la funzione, ecco che compare il risultato. Un grande oggetto contenente tutte le informazioni a disposizione sulle carte disponibili nel gioco e che stanno tutte all'interno del parametro items. Andiamo a vedere tramite codice quanti sono in totale questi elementi. Posso farlo applicando la proprietà length al mio oggetto. Stampo il valore in console e 106 carte. Bene, per ciascuna carta vado a leggere il nome, l'ID, il livello massimo e l'indirizzo dove risiede l'immagine nei server di Clash Royale. Scrivo questi valori in queste specifiche variabili. Per vedere meglio quale può essere il loro contenuto, vado a stampare a video le informazioni del primo elemento nella lista, il cavaliere. L'immagine associata è la seguente. Dopodiché troviamo il nome e le altre informazioni. A questo punto, sul totale delle carte, vado ad effettuare un ciclo e scrivo l'opportuno valore nella relativa variabile tramite la notazione appunti,
il nome della carta, l'ID, il livello massimo e l'indirizzo dell'immagine. Qui la notazione è doppia e possiamo capire il perché andando a rivedere il contenuto di questi elementi. Stavolta inserisco il log all'interno del ciclo in modo da mostrare non solo il primo elemento, come fatto in precedenza, bensì tutte le carte. Si può vedere che l'URL dell'immagine non si trova direttamente associata ad iconsURL, bensì all'interno del sottooggetto Medium. Non ci resta ora di scrivere effettivamente i valori all'interno del foglio. Per semplicità lo farò ad ogni iterazione del ciclo. Con il metodo insertImage vado ad inserire l'immagine nel foglio. Nel caso, sempre nella prima colonna, indicando di inserire quelle successive ogni 16 celle. Questo valore l'ho trovato dopo alcune prove che ho effettuato in precedenza e che mi hanno permesso di inserire le immagini una sotto l'altra distanziandone con alcune celle vuote. Dopo l'immagine è la volta delle informazioni testuali. Specifico la riga di partenza dove andare a scrivere, sempre con il criterio appena descritto, la colonna, la quarta, per un numero di righe pari a 3, ovvero una riga per l'ID, una per il nome e una per il livello, e per un numero di colonne pari a 2. Questo perché vado a costruire il mio array da scrivere nel foglio in modo che il risultato mostri in una colonna il testo ID e nella successiva il valore, nella riga sotto il testo nome e nella successiva colonna il valore, e stesso discorso per il livello. Le informazioni che vanno su un'unica riga sono separate da virgola. L'array che le contiene entrambe ne determina la riga, quindi questa sarà una riga, questa un'altra e questa una terza. Il tutto compreso in un grosso array che rappresenta l'elemento complessivo da scrivere nel foglio. Lo script è pronto per essere eseguito. Per comodità, a scopo esemplificativo, limito il ciclo alle prime 10 carte per evitare di attendere il completamento di tutti i 106 gli elementi. Avvio la funzione ed ecco il risultato. Le carte con le relative informazioni cominciano a popolare il mio foglio di Google. Ovviamente basterà rimuovere quest'ultima riga per vederle comparire tutte. Più difficile a dirsi che a farsi, basta pensare che all'atto pratico sono servite solo una ventina di righe di codice JavaScript. Se sei alle prime armi con il linguaggio, ti lascio in sovraimpressione il link al mio corso sul JavaScript semplificato per il mondo Google. In descrizione puoi trovare inoltre i riferimenti al mio libro Punta in alto con Google AppScript, ricco di esempi e codici funzionanti per creare interessanti progetti e applicazioni Google. Spero che questo video ti sia piaciuto, fammelo sapere nei commenti e non perditarti a scrivere se hai curiosità, dubbi o suggerimenti sul JavaScript che vorresti approfondire. Ti invito inoltre a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!